Il virus dell'influenza di quest'anno è stato identificato dal laboratorio di igiene e sanità pubblica dell'Università di Parma. Il virus è stato riscontrato mediante tampone faringeo in una ragazza di 27 anni, che presentava sintomi quali febbre elevata, tosse, mal di gola, dolori muscolari e debolezza. La giovane ospedalizzata non aveva patologie croniche. Il virus influenzale isolato è risultato essere del tipo A/H3N2. Influenza. Come sarà quest'anno? I ricercatori di Parma, come da protocollo, ne hanno dato quindi notizia alla USL di Parma e all'Istituto Superiore di Sanità. Carlo Signorelli, ordinario di igiene all'Università di Parma, commenta così i risultati. Questa notizia è di buon auspicio nell'anno in cui il nostro gruppo di ricerca, oltre alle attività istituzionali come la sorveglianza virologica dei virus influenzali circolanti, è impegnato, con il supporto di Fondazione Cari Parma, in un'attività di promozione delle campagne vaccinali in adulti e anziani, che riguardano non solo il vaccino anti-influenzale ma anche quello antipneumococcico e anti-herpes zoster. Il virus influenzale a Parma è tra quelli presenti sia nel vaccino tetravalente che in quello trivalente adiuvato, che viene consigliato ai grandi anziani. Ma se a Parma il ceppo virale influenzale identificato è un punto A/H3N2, in Puglia invece è stato identificato il virus A/H1N1. Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, spiega. L'H3N2 ha circolato poco la scorsa stagione in Italia, a differenza dei paesi anglosassoni. E bisogna dire che il virus A, rispetto al B, tende a colpire di più gli anziani, e a dare più ospedalizzazioni.